like, approfondimenti, più li ascolti e meno ti penti. Ciao a tutti e benvenuti su Top Games, qui è il vostro Andrea che vi parla come sempre e oggi per Domenica Souls abbiamo un sacco di notizie molto interessanti, come ad esempio quella che Wukong potrebbe essere costato molto meno di quello che pensiamo. Poi dovremo discutere di uno degli ultimi segreti di Elden Ring, che forse grazie a un dettaglio trovato nel DLC potrebbe essere svelato. E per fare un po' di polemica anche oggi dovremo discutere un pochino di Sweet Baby Ink, che sta nascondendo le proprie tracce e in pratica sta diventando un'azienda che non ha lavorato per nessuno, e Ubisoft, che a quanto pare si vendeva i nostri dati a Meta. Questo è altro all'interno di Domenica Souls, quindi prima di iniziare mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella, in questo modo non ti perderai nemmeno l'uscita di un nostro nuovo video, e qua sotto per ringraziarti di questa incredibile fatica troverai il link per partecipare al giveaway organizzato in collaborazione con Instant Gaming. Se sarai uno dei fortunati estratti potrai scegliere un titolo qualsiasi dall'intero catalogo, e la cosa più bella di tutte è che è completamente gratis. Iniziamo il nostro viaggio all'interno di Domenica Souls con Black Myth Wukong, perché a quanto pare Bloomberg ha praticamente tirato fuori dei conteggi sui costi di, ovviamente, sviluppo del videogioco, che comprendevano le donazioni degli investitori, o quindi gli investimenti, perché non sono donazioni, verso Game Science, che ammontavano a circa 70-80 milioni di dollari. Quindi ecco, chi sostiene che Bloomberg non sbaglia mai probabilmente ha fatto i conti senza l'oste. Perché la cara Game Science potrebbe aver speso, tra salari e tutto quanto, circa 40-45 milioni di dollari. Di conseguenza ci sarebbe uno scarto rispetto a quello che era stato preventivato da Bloomberg in uno dei suoi articoli. Ma questo potrebbe non tener conto, ovviamente, dei contributi, i versamenti dei contributi per i dipendenti. Per chi ha bisogno ovviamente delle fonti, eccoci qua su BNN Bloomberg. Investor who risked it all on Wukong scores another sales win. E l'articolo è del 5 settembre 2024. Andando qua sotto scopriamo che intanto uno dei maggiori azionisti di Wukong è Hero Games e ha investito all'incirca buona parte dei 70 milioni di dollari che sono stati messi a budget per il videogioco. Ora voglio aprire una piccola parentesi, ragazzi, perché ho notato che c'è stata della confusione grossa nel classificare Black Myth Wukong. Tolto che non tocca a noi farlo, quindi noi possiamo solo prendere atto delle cose che vengono dette, ma voglio esporvele. Allora, Black Myth Wukong non è un indie game. Non può essere classificato come indie game perché c'è un budget a monte decisamente lontano da quello che potrebbe essere un indie game, c'è un videogioco che potrebbe essere decisamente lontano da un indie game, e soprattutto, per quanto gli sviluppatori non abbiano un publisher ufficialmente all'interno della società come socio investitore, abbiamo nomi come Tencent, e Tencent, guarda un po', è un publisher, e chi ha fondato Game Science ne è uscito da Tencent. Coincidenze? Lo dicevamo prima, cioè io non credo. Quindi anche se non c'è un publisher di mezzo, quindi Tencent non ha effettivamente pubblicato il gioco, ma l'ha fatto internamente Game Science, questo non vuol dire che non ci sia lo zampino di Tencent o che non ci sia lo zampino di un'altra azienda comunque dietro. Perché comunque se queste persone hanno avuto la possibilità di fare determinate cose è perché qualcun altro ci ha messo i soldi, perché sennò con le loro gambe non sarebbero andati assolutamente da nessuna parte. E con questo sappiate che né io né le testate che hanno pubblicato queste informazioni vogliono convincervi di questa cosa, quindi considerando che io personalmente tollero anche quelli che si identificano in un tostapane, per me potete identificare tranquillamente Black Myth Wukong in un gioco 8-bit. Detto questo, a fronte dell'investimento iniziale, di cui si è parlato che era di 70-80 milioni di dollari, ci troviamo a parlare di cifre nettamente inferiori, quindi 43 milioni circa di dollari investiti per la creazione di Wukong. Questo fa riflettere, e soprattutto questo apre, diciamo, un dibattito non da poco, ovvero che il costo nel resto del mondo per lo sviluppo è troppo alto. Abbiamo dei titoli rinomati e non che sono costati anche 100 milioni di dollari, 200, 300 e anche 400 milioni di dollari, perché l'ultima è stata che Concord è costato
400 milioni di dollari, e io non so se questo sia reale come dato, non ho ancora trovato conferme ufficiali di questo costo, però ci sono state tante discussioni a riguardo. Una cifra come 400 milioni di dollari non esce fuori a caso, quindi siamo onesti, potrebbe essere reale come costo, se non 400 milioni, magari 350, 300, però comunque una cifra molto alta. Se fosse stato fatto in Cina, un gioco simile sarebbe costato 150 milioni di dollari. E questo mette un grosso punto interrogativo sul resto del mondo. Cioè, i salari sono adeguati? Li stiamo pagando troppo gli sviluppatori? Potrebbe essere più sensato far sviluppare i giochi in Cina da delle aziende che sono tutte sotto il controllo di Tencent, o quasi? E lo so che non è un bel discorso, però tutti quanti tirano al risparmio, compreso io. Se posso risparmiare un euro su qualcosa, tirerò a risparmiare quell'euro su qualcosa, perché vuol dire che l'euro che mi avanza lo posso investire in altro, o mi ci prendo un caffè. Questa è la triste realtà dell'industria, qualsiasi industria. Per guadagnare, il primo passo è risparmiare. Purtroppo è così, ragazzi. La mia paura è che questo sposti in pratica tutto lo sviluppo all'estero. In pratica in Cina, Corea, quei posti lì, dove i salari stanno sottoterra, e anche le persone dopo aver finito un lavoro, perché di fatto fanno crunch, fanno un sacco di roba che non andrebbe fatta, tra virgolette, per noi, per i nostri canoni, ma lì è tutto normale. Quindi di per sé non esiste neanche il termine, perché se una cosa nel loro paese non è illegale, non vedo perché noi dobbiamo prendercela così a cuore, cioè cazzi loro. Prima che si scatenino le ire funeste per questa mia frase, sappiate che se avete comprato Wukong siete degli ipocriti, perché se vi fregava qualcosa di che cosa stava succedendo in Cina agli sviluppatori che hanno fatto il gioco non lo compravate. Quindi, con un po' di onestà, parliamo di... non so se chiamarla decentralizzazione dello sviluppo, però effettivamente è questo. Prima lo sviluppo veniva fatto principalmente in Polonia, dalle nostre parti, non Italia, comunque Europa, America. E se ora si scoprisse che fare lo stesso gioco in Cina o in Corea costa meno della metà e potrebbe rendere il doppio perché comunque sono bravi? Potremmo avere un problema, ragazzi. Potremmo avere un problema che renderebbe Tencent, in questo caso, molto più potente di quello che è, e allora lì potrebbe avere la classica leva per sollevare il mondo. Io dico Tencent, ma comunque si sta parlando della Cina intera. Cioè, Cina e Corea potrebbero diventare due maxi potenze per quello che riguarda il mondo del gaming. Non che non lo siano già, badate bene, perché sono comunque molto forti sul mercato, probabilmente sono i più forti in assoluto già adesso. Però diventare, diciamo, il fulcro, questo è un problema secondo me, perché toglierebbe, diciamo, un circuito monetario che prima faceva il giro largo e lo ridurrebbe a un circolino intorno al loro paese. E gli altri? Ora vi voglio fare un racconto di un finale ipotetico di questa storia, un classico what if, basato però su un modello italiano che abbiamo già vissuto, magari non i più giovani, perché i più giovani non l'hanno sentita questa cosa, però chi aveva per tempi delle aziende di edilizia o comunque lavorava nel ramo di edilizia avrà già capito di che cosa voglio parlare. In Italia, ad un certo punto della storia, ha incominciato ad esserci immigrazione. L'immigrazione si è infilata nel primo ramo possibile, tolta la delinquenza, l'edilizia, perché era il più facile in cui entrare, perché per tempi c'era tanto nero, c'era tante situazioni che non erano neanche controllate e soprattutto c'erano tante possibilità. Perché? Perché gli italiani probabilmente non avevano troppa voglia di fare tutti i lavori e quelli più menosi, se li faceva Abdul, andava meglio, mettiamola così. E chi lo ammazza più ad Abdul? Prende 3 euro e fa il lavoro di un italiano, peraltro magari anche meglio, quindi benvenga. Ed ecco, poi è successa una cosa, un piccolo dettaglio a cui nessuno aveva pensato. Gli Abdul si sono moltiplicati. Quindi, tanti Abdul possono produrre più di un italiano guadagnando meno di un italiano. Quindi per il datore di lavoro è un guadagno, perché lui spende sempre quei 3 euro per ogni Abdul l'ora, mentre per un italiano dovrebbe spenderne 8, 10, 15, più altrettanti da dare allo Stato. Gli strascichi di tutta questa storia li stiamo vivendo ancora oggi, perché purtroppo i salari in quell'ambiente si sono ridotti, si sono assottigliati e non di poco.
E per favore non mi citate il contratto collettivo nazionale del lavoro, perché io ero responsabile operativo dei cantieri per il primo tronco delle autostrade e il mio contratto era un contratto multiservizi. A me fischiavano i camion sopra le orecchie e avevo un contratto base che era quello del lavascale. Quindi ora immaginatevi il finale idilliaco. Scopriamo che la Cina ha un certo Chen che fa lo stesso lavoro di Paul nella metà del tempo e vuole anche la metà dei soldi. Quindi il caro Paul rimarrà disoccupato. Ora, secondo voi, quale potrebbe essere un altro finale di questa storia? Perché pensate veramente che Paul, io o anche voi possiate mai adattarvi al modello lavorativo cinese o coreano? Davvero credete questa cosa? Io non so se ci avevate riflettuto effettivamente ad una cosa simile, se avete pensato alla realtà che si potrebbe delineare e definire davanti a noi dopo determinati eventi. Io continuo a pensarci e il modello che si profila davanti a me non è dei più rosei, sinceramente, per tutti i Paul, perché per la Cina è ottimo, per la Corea anche. Per noi giocatori forse è un guadagno, perché comunque sono dannatamente bravi in quello che fanno. Ma noi siamo veramente bravi a giocare quello che fanno loro? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. L'ultima cosa che vi devo far vedere, che ve l'avevo promessa, è questo sito che è il Wellink International Securities, che spiega effettivamente tutte le partecipazioni che ci sono all'interno di Game Science. Quindi se siete curiosi di sapere tutte le aziende che ci sono in mezzo, chi ne ha il controllo, chi ci ha messo di più, chi ci ha messo di meno, qua trovate tutto quanto, ragazzi. E qua il discorso inizia a farsi un po' più interessante, un po' più piccante, ragazzi, perché Sweet Baby Inc. sta correndo ai ripari, si sta nascondendo. Sta nascondendo le aziende con cui ha lavorato, sta nascondendo gli approfondimenti sulla propria azienda e sta praticamente nascondendo la propria identità. Partiamo da una cosa: io quando ho fatto il video di ieri non avevo queste informazioni. Sappiate che io faccio i video avanti di un giorno: sabato registro per la domenica, domenica per lunedì, martedì per mercoledì, eccetera eccetera eccetera, perché gestendo anche il canale tech sono un attimino incasinato in questo momento. Spoiler: sto continuando a registrare dallo studio di casa perché lo studio di Chiavari lo stiamo spostando pian pianino, ci sposteremo all'interno di una libreria con la quale iniziamo una collaborazione, quindi una cosa un po' diversa dal solito, una cosa particolare. Cercherò di mantenere il set in varia, perché comunque a me piace molto la configurazione che avevo in studio, però probabilmente le cose prenderanno una piega leggermente diversa e un pochettino più grossa, quindi riuscirò a portarvi anche contenuti di diverso genere. Detto questo, sinceramente incomincio ad avere un ragionevole dubbio, un dubbio forte, perché il nascondersi è la cosa peggiore che uno possa fare. Io ho sempre detto una cosa: confido comunque nella buona fede di questa azienda e confido che le loro azioni siano fatte realmente per le minoranze. Anche se ieri vi ho esposto il mio dubbio, cioè queste aziende vengono chiamate perché permettono agli sviluppatori o chiunque altro di poter accedere a dei fondi, gli ESG, che sarebbero dei fondi dedicati a chi rispetta, comunque fa tutto un discorso di sensibilizzazione per l'inclusività, le minoranze e tutto il resto. Con loro sei quasi sicuro di poterci rientrare e quindi probabilmente il loro voler fare del bene si è tramutato per altri in un con loro facciamo soldi, punto. Questo è il loro sito attuale, dove abbiamo perso praticamente tutto il menu, è rimasto contatto, il cambio lingua e qualsiasi cosa si schiacci si finisce sempre alla pagina di contatto. Ora, mi puzza sta cosa, ragazzi, sono sincero, ho preso le informazioni, ho visto il video di Zergantis, ho letto qualcosa online in inglese qua e là e mi sono andato a riprendere tutta l'evoluzione sostanzialmente del sito di Sweet Baby Inc. per vedere anche le differenze io e farmi un attimino una cultura a riguardo. Devo essere sincero, l'unico motivo che non ho visto citare da nessuno sul fatto di nascondere i clienti, nascondere le persone con cui hai lavorato, nascondere il fatto che tu sei uno che ha lavorato con aziende importantissime, è solo uno. Dalle mie parti, quando tu fai sparire un logo è perché quel cliente ti ha detto di togliere quel logo, perché non vuole essere associato in alcun modo a te.
Allora, io sono andato molto indietro nel tempo per quello che riguarda Sweet Baby Inc., fino agli albori sostanzialmente. 2020 è il primo screenshot che abbiamo del sito internet, ok? Questo sito internet a quei tempi era un sito internet abbastanza semplice, molto diretto, non esagerava coi termini, non era troppo marcato, anche se effettivamente troviamo già delle dichiarazioni palesi di inclusività e uno schieramento, definiamolo, passatemi il termine, prendeteli con le pinze, ragazzi, non vorrei sembrare offensivo in qualche modo. Poi abbiamo tutti i clienti, come si vede, Square Enix, EA, Valve, Ubisoft, Warner Bros., Wizard of the Coast, e questo è un nome che è sparito subito dopo, perché andiamo al 2022, 31 marzo 2022, quindi due anni dopo, compaiono i primi menu, perché nel sito precedente non c'erano praticamente menu. Abbiamo Projects, Outreach e Approach, Contact, vabbè, quello lì classico da sito internet istituzionale, e abbiamo le prime informazioni in più, i servizi spiegati magari un pochino meglio, tutta la parte Outreach e risorse, i progetti a cui hanno già lavorato molto ben esposti, e basta. Poi abbiamo i nostri clienti, e qua vediamo sparire Wizard of the Coast, compare 2K Games, Xbox, eccetera eccetera. Alcuni se ne vanno e alcuni vengono, come un po' in tutte le aziende. Non si possono conservare i clienti in eterno, alcuni restano, alcuni vanno, alcuni vengono, succede, ragazzi. Dicembre 2023 compaiono altre pagine, compresa newsletter, quindi incominciano a fare anche marketing e a informare tramite comunicati stampa anche la stampa stessa per le modifiche che fanno, i lavori a cui partecipano, quali sono i progetti e tutto il resto. Seguiamo il discorso sempre delle pagine, sono sempre strutturate alla stessa maniera, non ci sono modifiche grosse, vengono aggiunti, tolti i giochi, cambiati ovviamente i loghi, entrano un po' di nuovi, escono un po' di vecchi. Square Enix non è più solo Montreal, ma è tutta Square Enix. Abbiamo Avalanche Studios, abbiamo People Can Fly, Remedy, che comunque era già segnalata prima, e ricompare Wizards of the Coast, che era venuta a mancare. Passiamo ora al 2024, 6 marzo 2024, le cose che cambiano sono sostanzialmente le immaginette e poi un paio di loghi, se non mi sbaglio, ora non me li ricordo tutti a memoria, ragazzi, ma qualcosa era cambiato, se non mi ricordo male. 6 ottobre 2024 abbiamo ancora tutti i menu impostati, quindi Project, Approach, Outreach, Newsletter, Contact e il cambio lingua. Non è cambiato niente sostanzialmente, ma sono spariti i loghi. Quindi già al 6 di ottobre avevano iniziato a nascondere parti del sito. Non si sapeva ancora il perché, non aveva praticamente interessato nessuno questo in quel momento. Ma poi abbiamo il grosso cambiamento. Arriviamo all'11 ottobre, questo è un nuovo screenshot, quindi abbiamo la data esatta in cui queste modifiche sono state fatte. L'11 ottobre sono spariti tutti i menu e il sito è diventato, tra virgolette, anonimo. Quello che vediamo in questo momento, che non ammette spiegazioni, approfondimenti, ci dà soltanto delle informazioni approssimative sui lavori che fanno, alcuni lavori a cui hanno lavorato che non portano a niente di più che il sito del prodotto di cui si sta parlando, quindi niente nemmeno che è scritto da loro, e qualsiasi pulsante che premiamo sostanzialmente, qualsiasi cosa che proviamo a fare, ci porta sempre al contact form, non ci porta da nessun'altra parte. Ora, sinceramente parlando, io penso che l'unico motivo per cui un'azienda possa fare una cosa di questo genere è perché tutte le aziende con cui hanno lavorato gli hanno detto: togliete i nostri loghi, perché non vogliamo casini. Confesso che sono ancora senza parole, cioè mi scoccia questa cosa, perché vuol dire che io riponevo comunque un minimo di fiducia in qualcosa, sperando che fossero realmente persone che volevano fare del bene, e invece mi ritrovo davanti a queste cose. E dulcis in fundo, se io vado ad aggiungere Outreach nella barra dell'URL per andare a vedere se ci sono ancora le pagine che sono state cancellate, quindi se esistono ancora, e non è semplicemente che hanno tolto il menu, se io faccio invio, ragazzi, non c'è proprio la pagina, questo è un 404 in inglese e francese insieme, ma questo qua vabbè, cazzi loro, che significa che le pagine non esistono proprio più,
o comunque hanno cambiato nome, ma se io vado a fare anche solo le cose classiche, tab old, non esiste più la pagina. Se vado a metterci un 2, sto facendo le cose classiche che le persone che fanno siti internet fanno, ragazzi, perché è il mio mestiere, cioè io ho fatto quello e ho fatto SEO specialist fino all'altro ieri, quindi so di quello di cui sto parlando. E anche a livello SEO, quello che hanno fatto è un pugno in un occhio, perché Google certe cose non le tollera. Tu non puoi far sparire tre quarti di sito internet così, cioè ci sono le comunicazioni da fare, eccetera, comunque cose che richiedono una piccola porzione di tempo, comunque una preparazione. Questi hanno fatto tutto in fretta e furia, perché abbiamo dei cambiamenti al 6 marzo che spariscono delle cose, poi ci ritroviamo al 6 ottobre dove spariscono tutti i clienti e incominciamo a perdere del contenuto, e poi arriviamo all'11 ottobre che sparisce il sito. Capite che non ci sono i tempi logici per fare una modifica di questo genere, quindi è palese che è una corsa ai ripari, cioè è una cosa fatta dall'oggi al domani, non c'è una preparazione su quello che hanno fatto. Poi, ragazzi, non contento, ovviamente, facendolo anche di mestiere, sono andato a vedermi un po' da console se c'erano dei link scoperti, quindi se c'era qualche cosa che era stato semplicemente oscurato in modo che non si vedesse ma che fosse già lì pronto ad essere messo online, e non c'è. E poi ho fatto anche altre cose per controllare più a fondo, facendo anche degli scan del sito e scaricando il sito in locale per poter controllare tutto quanto. Non ci sono link scoperti, quindi questi hanno proprio cancellato, fine. Non, per il momento non si va da nessuna parte. La cosa che mi fa dubitare è che aziende simili, tecnicamente, quando fanno una modifica di questo genere, scusatemi che torno schermo grosso, quando fanno una modifica di questo genere è una modifica preparata, ovvero si lavora prima su un sito messo in staging, che è, diciamo, un ambiente virtuale sicuro dove tutto quello che fai non viene visto da fuori, e puoi testare le modifiche che fai sul sito per capire se funzionerà tutto. Una volta che tu hai la certezza e le modifiche sono state approvate dal cliente, tu sposti tutto quanto sul sito operativo, quindi su quello che vediamo quando andiamo su sweetbabyinc.com, scusate. Questo non è avvenuto, cioè questo passaggio qua è stato saltato in toto, perché altrimenti queste modifiche non sarebbero state così. Ci sarebbero stati dei tempi diversi, ci sono delle comunicazioni da fare comunque al motore di ricerca e tutto il resto, per l'indicizzazione delle pagine, per comunicare che tu ne hai tolte altre, per comunicare il 404, il 301, tutto quello che deve essere fatto. Cioè, ci sono dei tempi tecnici per questa cosa e si vede che è un lavoro fatto a cazzo di cane. Oltretutto, anche i testi che ci sono adesso a fronte sono delle descrizioni insipide, cioè nessun SEO specialist avrebbe detto ad un'azienda di mettere su dei testi simili all'interno di un one page, perché mancano le basi sostanzialmente della SEO normale. Ora, io sto cercando di capire un attimino che cavolo sta succedendo, perché mi puzza e mi sa che c'è qualcosa di brutto sotto. Probabilmente potremmo anche vedere Sweet Baby Inc. chiudere e cambiare nome, perché sarebbe la cosa più semplice da fare, sinceramente, in questo momento. Ma detto questo, io ho messo degli alerts sul sito. Niente di illegale, ragazzi, sono cose che si fanno, ci sono dei siti appositi per farlo, in modo da sapere in tempo reale quando cambierà la prossima volta questa pagina, quindi quando l'Utalica andrà a caricare una nuova versione del sito o andrà a ritoccare delle pagine. Avremo un riscontro in tempo reale con lo screenshot della pagina precedente e l'aggiornamento della pagina attuale, che poi quella basta andare a vederla sul sito, però noi avremo comunque un'immagine del sito. Spero vivamente di arrivarne a capo per capire dove si va a parare, perché per quanto posso capirne io in questo momento, Sweet Baby Inc. è stata praticamente messa all'angolo dalle aziende con cui ha lavorato, o si sta prestando a tirare i remi in barca, perché probabilmente la situazione è molto più grave di quello che pensiamo, e ci sta, perché comunque ha fatto incazzare mezzo mondo Sweet Baby Inc. Io devo ancora capire però sinceramente se con ragione o torto. Questo dato io non riesco ancora a definirlo. Mi dispiace, so di non convincere troppe persone con questa affermazione, anzi so di contrariarne tante, però purtroppo prima di puntare il dito contro un'azienda vorrei comunque avere delle prove tangibili di tutto questo, perché cavolo,
Io continuo a pensare ad una cosa: per quanto male possano aver fatto, e non metto in dubbio che possa essere successo, dove cazzo sono le denunce? Cioè, ma stai scherzando? Ma vogliamo che nomi come Square Enix, come Santa Monica Studios, come Wizard of the Coast non avrebbe fatto una denuncia? Aziende minacciate come Game Science non avrebbero denunciato un'azienda come Sweet Baby Inc.? Non lo so, ragazzi, questo dato mancante mi dà da pensare e sono quasi intenzionato di informarmi su come funzionano le leggi in determinati paesi per capire come si fa ad andare a verificare se un'azienda abbia delle pendenze, quindi se ci fossero delle denunce in sospeso, delle cose in sospeso, per capire effettivamente qual è la reale situazione. A me dispiace sinceramente, perché comunque chi ci rimette alla fine di tutto questo gioco siamo sempre noi, siamo noi giocatori, perché magari questi qua sono andati effettivamente a ritoccare dei giochi che non volevano essere ritoccati, e allora c'è un problema grosso. Se però gli sviluppatori stessi volevano che i loro giochi fossero ritoccati, è già la... è un'altra faccia della stessa medaglia, non so come dire, però è più morbida da digerire, perché se mi dici che... Facciamo un esempio pratico: Remedy ha chiamato Sweet Baby Inc. per modificare saga di Alan Wake scientemente, allora io ti dico, beh, se l'ha voluto Remedy e l'ha voluto lo sviluppatore, ma noi chi cavolo siamo per dire no? Chi se ne frega? Oltretutto, parlandoci chiaramente, a me saga è piaciuta da morire all'interno di Alan Wake. Poi, che fosse completamente diversa dalla saga di Control, siamo tutti d'accordo, però vorrei capire anche quanti di noi se ne sono accorti. Cioè, quanti di noi hanno giocato Control per dire che quella saga non era la stessa? Chi lo ha detto per moda? Ora, non voglio essere cattivo, però mi sembra di ritornare alle superiori, quando ti trovavi della gente un po' così, che si metteva davanti ai cancelli della scuola, davanti ai portoni, nel mio caso facevo il Paul Klee a Genova, l'artistico, e ti diceva: no, oggi non entriamo a scuola, andiamo a manifestare. Ah, ok, per cosa manifestiamo? L'anarchia, Zapata vive! Sì, chi è Zapata? Silenzio di tomba, non sapevano risponderti. Ok, per cosa manifestiamo? Quindi torniamo al punto prima. Per cosa manifestiamo? Per manifestare, era la risposta. C'è un po' di gente che ultimamente sta dicendo le cose così tanto per dirle. E a me sta bene, ci sta. Il problema è che non ti puoi incazzare e imporre il tuo punto di vista quando uno comunque sta cercando di fare un discorso logico. A me va bene tutto, però le imposizioni sono quelle cose che fin tanto che le fai a casa tua possono anche andare bene. Quando metti la testa fuori di casa e pretendi, ti becchi vaffanculo. Ah, finalmente si torna a parlare di Elden Ring. Devo ammetterlo, mi mancava. Mi manca Elden Ring, tant'è vero che vi anticipo che riprenderò le serie di gameplay sul New Game Plus, sul canale Gameplay, insieme a quelle di Enotria, perché dobbiamo fare il New Game Plus su PlayStation e altre cosine interessanti. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andateci a seguire anche sul canale Gameplay. I link sono tutti qua sotto in descrizione. Comunque, un giocatore è andato e ha scovato all'interno del mondo di gioco un qualcosa che potrebbe rivelare il segreto dietro alle lune di Elden Ring. Allora, le informazioni io le ho prese dal sito di Game Rant, andatevi a vedere l'articolo perché comunque è una cosa interessante, e io non voglio fare casino con le traduzioni, quindi io l'ho interpretato in un modo. Se c'è qualcosa di diverso, ragazzi, guardatevelo. Non voglio spoilerarvi niente perché è una cosa interessantissima da leggere, andare a comprendere e tutto il resto, e c'è anche il post Reddit dove ci sono ovviamente dentro tutti i commenti, un sacco di speculazioni e roba figa, però voglio parlare di quello che percepisco io personalmente. Questo utente ha trovato all'interno della boss fight di Rellana, la Solerra di Rennala, una meridiana funzionante. Cioè, a seconda dell'orario del giorno che c'è all'interno del gioco, la meridiana segna l'orario corretto. Ora, ditemi voi, a livello di programmazione, perché oltretutto la devi mettere nella posizione giusta, devi puntare alla direzione giusta e tutto il resto, perché funziona ovviamente con la posizione reale della luce del gioco, a che cavolo poteva venire in mente, se non a Miyazaki, di fare una cazzata simile? Sempre che sia venuta in mente a lui, però io ci metto la buona fede. Io penso che sia farina del sacco di Miyazaki, perché un dettaglio così alto, secondo me, c'è il suo zampino.
Comunque, a quanto pare, questa meridiana, oltre a segnare l'orario preciso, influisce anche su alcune cose che stanno cercando di capire. Quindi, alcune cose si possono scoprire per culo e altre cose si possono scoprire in un determinato momento preciso della giornata o della notte. Questo a me lascia di sasso, perché effettivamente è figo, veramente figo come dettaglio, e sono curioso di sapere se prima o poi avrà uno sbocco tutto questo, nel senso, tutto questo lavoro, tutta questa fatica porterà effettivamente a svelare un segreto incredibile celato all'interno di Elden Ring, oppure semplicemente Miyazaki, che sarà lì sul suo divano, che si gira i pollici e dirà: guarda questi scemi che stanno perdendo tempo a guardare una meridiana che io ho inserito per sbaglio, perché magari era un asset prefatto all'interno del gioco, semplicemente perché volevo far percepire alla gente il passare del tempo mentre prendevano schiaffi da Rellan. Sarebbe epica una dichiarazione di questo genere, però ragazzi, ecco, io questo me lo aspetto da Miyazaki, quindi potrebbe voler dire tutto o niente, perché effettivamente è una meridiana. Le meridiane che cosa fanno? Segnano l'ora, punto. E secondo me Miyazaki è tanto stronzo che quella meridiana è lì per segnare l'ora e basta. Però potremmo lanciare così una bella community challenge, ragazzi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa pensate che ci faccia lì una meridiana e a che cosa potrebbe servire. Ovviamente prima mettete il commento, poi andate su Reddit a vedere tutti i vari commenti che ci sono lì, perché sennò potreste essere, tra virgolette, manipolati dai commenti altrui per arrivare a determinate conclusioni. Io me li sono guardati tutti e sinceramente sono fedele a quella che vi ho detto prima. Secondo me quella meridiana serve per segnare il tempo. Punto. Basta. Mannaggina, mannaggetta, Ubisoft l'ha fatta grossa. Io pensavo che fosse una cazzata, ragazzi. Quindi mi sono dovuto andare ad informare e ovviamente, scusatemi, mi sposto dall'altro lato, poi mi risposterò da questo. Ho trovato questo articolo di Game Industries che spiega tutto molto bene. In pratica, Ubisoft, tra gli store e tutte le piattaforme sue, traccherava tutti i dati con Pixel e non solo questo, ma li immagazzinava e li condivideva con Meta, senza informare l'utente. Il problema grosso di tutta questa trafila che non c'era scritto nella chat del GDPR e tutte le varie informative che ci devono essere è che non era scritto che questi dati venivano immagazzinati. Ovviamente non poteva scrivere che li condivideva con Facebook, però comunque ci sono delle cose che si possono scrivere per comunicare che i tuoi dati vengono condivisi con app e terze parti. Quindi ci potevano anche stare, per essere onesti. Non l'hanno fatto. C'è stato qualcuno che ha depositato in tribunale in California una class action, è depositata, io ora non so come funzionano le leggi americane, ok? È in California, ci potrebbe essere il loro prefetto che deve decidere se prenderla in esame o meno, ci potrebbe essere Pinco Pallino che deve dire se questa cosa va avanti o se schiatta lì, ci può essere qualsiasi cosa, non lo so come funziona, però se qualcuno lo sa me lo dica, ragazzi, va bene così, me lo faccia sapere qua sotto nei commenti. Detto questo, chi ha analizzato la roba l'ha fatto decisamente molto 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 bene. Ha analizzato ogni dettaglio, ha analizzato tutti i link, ha analizzato il funzionamento delle piattaforme, è tutto descritto, ce n'è quanto ne volete della legge, sono 46 pagine di dettagli, ragazzi. Se volete informarvi a fondo sulla questione e capire che cosa sta succedendo, andatevelo a leggere, io l'ho fatto e c'è di tutto dentro. E c'è un bel po' di roba che è decisamente tecnica, quindi o la capite e ne sapete o non ci capite in un fico secco. Detto questo, io vorrei fare un'osservazione al riguardo. Per quanto ci sta fare tutto questo casino eccetera, io se fossi nel tribunale americano, se fossi l'avvocato difensore di Ubisoft, ora mettiamo che vanno in tribunale, chiederei l'esame del cellulare delle persone che hanno partecipato a questa class action e vedrei quali cookie hanno accettato dal primo dell'anno a questo momento.
Sapete che cosa verrebbe fuori, vero? Verrebbe fuori che purtroppo abbiamo tutti quanti il click compulsivo su accetta perché abbiamo bisogno di entrare sul sito internet. Che cosa ci facciano con i nostri dati? Non ce ne frega niente. Non ci è mai interessato realmente. Persone preoccupate per quello che fanno con i nostri dati ce ne sarà 4 al mondo, ok? Tutti gli altri non ci guardano neanche. Nemmeno i clienti che vogliono vendere online si preoccupano di tutta la roba che ci deve essere per GDPR, privacy policy, accettazione, registrazione dei dati e tutto il resto. Non hanno nemmeno idea che devono mettere le politiche di reso e acquisto, figuratevi, dovrebbero scrivere che si appoggiano a banca sella per ricevere i pagamenti con la carta di credito, cosa che non fa nessuno praticamente. Cioè, ci sono tutte delle trafile che vengono saltate in toto, ma pazienza. Quindi, non lo so, a me questi qua sembrano quei casi montati sul nulla, perché secondo me portarsi a casa una vittoria da parte di Ubisoft e i danni morali sarebbe uno schioccare di dita, un attimo, perché basta che provi che queste persone ti stanno facendo causa perché gli stai sull'anima e loro normalmente accettano cookie che trackerano anche quello che fa tua nonna a casa, che poi dimostrano che non è così. Non lo so, sono purtroppo quei casi montati che io definisco sul niente. Potrebbe essere tutto vero, potrebbe andare tutto quanto male per Ubisoft e questa qua potrebbe essere l'ultima mazzata, perché una multa come quella di Facebook che ricevette perché dava i dati a Huawei o viceversa, non mi ricordo, però c'era scoppiato quel casino lì. Se ve lo ricordate anche questo fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Ora sono le 4 del mattino, il video esce tra 6 ore. Io poi voglio anche andare a dormire nel mentre, ma non ho voglia di andare a cercare quel dato lì, vado a memoria. Comunque Facebook ricevette una multa decisamente sostanziosa e Zuckerberg, per quanto sia ricco, cioè l'ha sudata, ragazzi, non è stata una passeggiata. E oltretutto poi ha dovuto adeguare tutto Facebook, tutto Instagram, eccetera, a determinate cose che gli hanno imposto. Ora, fossi Ubisoft, io chiudo sera cinesca, domani apre mio cugino che si chiama Soft Ubi e siamo a posto. Però è una cosa grave, comunque è una cosa grave che, se si dovesse rivelare vera, minerebbe la credibilità di un'azienda che in questo momento non ne ha bisogno, ok? Quindi difficilmente crederei che durante le riunioni di Ubisoft non ci fosse un avvocatino magari sfigatello con gli occhiali grossi che dicesse al signor Ubisoft: sai che secondo me mandare le cose, informazioni a Meta è un po' una cazzata, perché sai, se mandi un dato dal server A al server B, il dato in entrata e in uscita è tracciato e si vede che c'è un flusso di dati che parte da una parte e arriva dall'altra. Se anche dall'altra parte dove arriva ci fosse uno che toglie il cassetto dell'hard disk e se lo porta sotto braccio da un'altra parte, comunque ci sarebbe un ammanco di dati in entrata. Quindi quei dati che entrano, sappiamo che vengono immagazzinati da qualche parte, manca il magazzino, comunque il punto interrogativo viene, ragazzi. E mi chiedo, a chi non è venuta in mente questa cosa? Perché ormai siamo nel 2024, per quanto ci siano mezzi e modi per nascondere tracce, eccetera, purtroppo ci sono anche i mezzi e i modi per trovarle. Quindi, boh, sono fiducioso e mi immagino che si risolverà tutto in un più o meno nulla di fatto, perché solitamente è difficile che determinate cose vengano portate fino in fondo. Si patteggia, si trovano vie di mezzo e tutto il resto. Però se, e mettiamo sempre il se questo dovesse andare avanti e concludersi, questa sarebbe la mazzata finale per Ubisoft. Questo è pacifico e domani Ubisoft chiude i battenti e noi ci scordiamo gli Assassin's Creed finché qualcun altro non si compra il brand. Però incrociamo le dita, speriamo che sia una di quelle class action fuffa, dai, mettiamola così. Non so se avete avuto a che fare con realtà italiane che si divertono a fare class action anche contro le foglie al vento, però speriamo che sia una di quelle situazioni, va, che almeno poi ci facciamo una risata, perché se poi Ubisoft chiude, una fetta di giochi molto giocati potrebbe sparire e questo non va bene, secondo me, decisamente no.
Arrivati a questo punto, io vi saluterei, ragazzi. Buona domenica a tutti, grazie per avermi seguito fin qua e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qua su Top Games. Mi raccomando, ovviamente, iscrivetevi, supportateci, eccetera, eccetera. Noi vi vogliamo bene comunque, anche se ci commentate e ci dite che, boh, siamo brutti. Ti ascolti.